Svolta pagina, la sera del benessere, l'amica di una mattina, Annadella Serra Visconti, buongiorno, ben arrivata, buon anno. Buongiorno. Buon inizio anno, insomma, anche se sì. Da qualche giorno già tu sei e operi e lavori per il benessere dei nostri telespettatori. Grazie, grazie. Allora, oggi con quale allora, novità? Oggi il problema di tutti è che abbiamo ecceduto un po' durante le feste, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto cibi anche un po' pesanti e sicuramente qualche chilo in più non manca a nessuno. Naturalmente non ci colpevolizziamo, ma vediamo un po' cosa possiamo fare per perdere un po' di peso. Ora, ovviamente la cosa più semplice è perdere i liquidi inizialmente. Allora, vediamo come intanto sgonfiarci un po'. E abbiamo per questo una grandissima novità. Abbiamo una grandissima novità che fa parte della cosiddetta fisioestetica, cioè un nuovo connubio tra medicina estetica e fisioterapia. Fisioterapia, sì. Perché infatti questa apparecchiatura che vedremo, adesso spiegherò di che cosa si tratta. Questo nasce... non è un ferro di cavallo, sì, porta fortuna. Esattamente, un ferro di cavallo porta fortuna, ma è anche un magnete. Può servire. È anche un magnete. Ecco, che cosa succede normalmente? Che cosa succede, giustamente? Ecco. Che alcuni metalli, come ad esempio il ferro, a contatto col magnete, praticamente subiscono l'attrazione del magnete. Già. Altri materiali, come l'acqua, per esempio, del nostro organismo, ma che noi qui rendiamo come se fosse acqua, ma in realtà è alluminio. Che succede in presenza di un campo magnetico? Guarda, attenzione, faccio una Annadella, cosa fa? Vabbè, chissà che cosa immaginavamo. Non si illumina, ma viene respinto. Respinto. Ed ecco quindi. Ma la modella si è addormentata. La modella si è addormentata. Oh, ed ecco quindi che con questa terapia chiamata diamagnetica o diamagnetoterapia, l'acqua del nostro corpo viene allontanata, respinta da questo campo magnetico del macchinario. Caspiterina. Allora, passando sul corpo, in particolare sulle gambe, questo magnete, l'acqua viene respinta come se fosse un'onda che va via, tipo la bassa marea. Beh, suggestiva l'immagine. Suggestiva l'immagine. L'ho studiata. Della modella. Non con la modella. Allora, quali inestetismi si possono fronteggiare con questo trattamento? Allora, chiaramente tutte le ritenzioni di liquidi dovute, ad esempio, a cattiva circolazione delle gambe, ma anche ad eccesso di sale o di alcolici, eccesso di cibo che ci fa intrappolare l'acqua nell'organismo, come ad esempio accade dopo le feste. E questo si usa anche per il viso, questo trattamento? Questo si usa anche per il viso. Onde. Oggi ne faremo solo un accenno, in una prossima puntata ne parleremo meglio, perché effettuato sul viso serve per sgonfiare le borse sotto gli occhi. Tra l'altro, buono perché si sveglia la mattina molto presto. Allora, ma ne parleremo in una prossima puntata dedicata proprio agli occhi. Il nostro Guido, sentiamo che cosa ci dice. Sembra che l'abbiamo un po' scombussolato, Guido. Non sappiamo perché, non si capisce perché. Dato dalla potenza di queste energie che Annadella mette in moto, a cominciare dal magnetismo, abbiamo trovato nella lunga storia della scienza un illustre William Gilbert che nel 1600 comincia a studiare il magnetismo, fa un semplice esperimento, divide una calamita in due e si accorge che non divide la calamita ma ne ottiene due. Quindi il magnete, come dire, deve stare solo con se stesso e su questo arriva a concludere che sarà singola vita. Una lunga riflessione, ma la sposta sulla Terra e capisce che la Terra è un grande magnete da cui si origina il campo magnetico, polo nord e polo sud, e da qui capisce anche come funziona la bussola. Bellissimo, grazie Guido, fantastico. Direi. Invece torniamo a lei, dottoressa, scusi, oltre la statua vedo una modella, un'altra, intrappolata. Sì. Adesso arriviamo all'altra trappola, volevo fare una precisazione. Prego. Che questo tipo di terapia deve essere prescritta e seguita dal medico perché ha indicazioni, può avere anche qualche indicazione.